di investire con successo. Buongiorno Alberto e grazie per essere con noi. Ciao, ciao Alessandro, un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie a te per l'invito. Allora, vorrei iniziare come dal nostro programma, quindi do la parola a te, intanto anche condividi i tuoi grafici. Sì, dovrei aver già condiviso lo schermo, non so se lo vedete, questo è il grafico dello yen, quindi il ticker è JPY e il future, quindi sullo yen, il rapporto yen-dollaro è il mese, in questo caso è il mese di settembre. E ho portato oggi a livello didattico un'operazione e successiva correzione perché appunto può succedere anche applicando una metodologia decisamente tranquilla come è il mio metodo Theta Trading Best, e quindi andando a lavorare su time frame di 2-4 mesi, può capitare di entrare in un'operazione, poi praticamente nel giro di pochi giorni essere buttato fuori con una perdita. Ed è proprio quello che mi è successo sullo yen. Allora, partiamo dall'inizio, il 30 luglio, quindi pochi giorni fa, poche settimane fa, ma in realtà è cambiato tutto da allora, dal 30 luglio è cambiato, sono cambiati completamente i mercati, quindi non avevo la sfera di cristallo con me. Il 30 luglio ho fatto un'operazione appunto sullo yen, JPY, andando a osservare il grafico come faccio sempre. Ho una serie di regole di setup e questa serie di regole mi diceva di valutare un'entrata con vendita di call a livelli chiaramente molto molto distanti dal prezzo, perché il mio modo di lavorare è sempre il più distante possibile dal prezzo. Il titolo era intorno a 0,092 e vedi che sono andato a vendere call con un bear call, quindi una strategia con due gambe, una gamba in vendita e una in acquisto, a strike 0,00965. Quindi all'epoca, diciamo, era una distanza considerevole rispetto appunto ai prezzi che stava battendo questo mercato. Essendo una strategia a credito, ho incassato un premio di circa 200 dollari a contratto e la scadenza scelta, anche in questo caso abbastanza lontana, quella del 4 ottobre. Bene, pronti via, cosa è successo? Sono entrato e guardo il mercato, che tipo di movimento molto forte ha fatto. È partito tutto praticamente nella giornata di giovedì 1 agosto con il famoso tweet di Trump. E in quel momento, proprio intorno a metà pomeriggio, proprio stavo guardando un po' di grafici, è cambiato completamente il mercato. Lo yen ovviamente ha molto spesso un rapporto inverso rispetto al mercato azionario statunitense, quindi se il mercato azionario statunitense viene giù, lo yen normalmente tende a salire. È proprio quello che è successo e quindi io mi sono beccato questa salita, perché andando a lavorare in questo modo, se il titolo si avvicina alle opzioni vendute, chiaramente c'è il rischio di andare in stop, che è proprio quello che è successo. Quindi, nell'arco di pochi giorni, ho dovuto ricomprare in perdita le call vendute a 0,0965. Ho venduto con un piccolo profitto la gamba acquistata. In totale, comunque, in questo trade mi ha portato una perdita di circa 500 dollari a contratto. Cosa ho fatto per cercare in parte di rimediare a questa perdita? Beh, è una delle cose, dei vantaggi di utilizzare le opzioni, cioè il fatto di poter correggere in corsa le operazioni effettuate andando magari a effettuare operazioni di segno opposto. In questo caso, appunto, vedendo questo impeto molto forte dello yen, sono andato, ho chiuso la gamba call, quindi in perdita, e sono andato a vendere delle put. Anche in questo caso, anzi no, la scadenza in questo caso è quella un pochino più avanti, 8 novembre, e mi sono posizionato, vedi qui sotto, a 00915 come gamba venduta e ho comprato la 0085. Questo mi ha permesso di incassare un premio di poco meno di 300 dollari a contratto. Quindi è comunque un vantaggio delle opzioni poter in parte andare a correggere le operazioni. È chiaro che in questo caso comunque la perdita me la sono presa, c'è la possibilità però in parte di rimediare nel caso da qui alla scadenza, quindi i primi di novembre, lo yen dovesse avere un andamento o continuare il suo andamento rialzista o un andamento laterale, ma anche un andamento abbastanza ribassista, leggermente ribassista, perché comunque mi sono posizionato abbastanza lontano dai prezzi attuali. Ho voluto portare questa operazione proprio perché per far vedere che insomma può succedere anche di prendersi un bello stop sui denti dopo pochi giorni, soprattutto quando
i mercati cambiano e virano in maniera così violenta, così come, in maniera così forte, come appunto abbiamo visto in questi giorni. Quindi massima attenzione e soprattutto quando si arriva al livello di stop, mi raccomando, uscite e non aggrappatevi alla speranza, perché è veramente la speranza sui mercati finanziari è una pessima, pessima consigliera. E invece per quanto riguarda il dollaro australiano, il cosiddetto Aussie? Sì, allora andiamo a pescare il grafico. Qui ho fatto, se prima l'operazione sullo yen era all'origine un'operazione a favore di trend, che comunque sui sei mesi, quando sono entrato, il trend era ribassista, quindi ho venduto call. Invece questa è un'altra operazione, ne avevo accennato la settimana scorsa e poi l'ho messa a mercato, è un'operazione leggermente, blandamente contro trend. Perché dico blandamente? Perché comunque il dollaro australiano mostra sui sei mesi, stiamo parlando di del ticker AUD, anche in questo caso il future è quello di settembre, vedete che sul grafico mostra un andamento ribassista. C'è da tenere presente però che nell'ultimo periodo, guarda che il movimento forte che ha fatto questa valuta è arrivata a perdere più del 5,5%, quindi inanellando una serie di candele rosse abbastanza impressionanti. Ecco perché, visto e considerato che eravamo arrivati ai livelli minimi da molti anni a questa parte, e stiamo parlando sempre del dollaro australiano in rapporto al dollaro americano, eravamo arrivati su livelli minimi appunto di 0,67 da molti anni a questa parte. Nelle giornate successive il titolo ha mostrato comunque una discreta forza, vedi che ha fatto questa bella candela il giorno 8 agosto, e non c'erano notizie riguardo questa valuta, quindi sono entrato in questa operazione appunto blandamente contro trend. Cosa significa? Puntando a un assestamento di questo trend ribassista e quindi una sua lateralizzazione, oppure anche un ritorno eventualmente verso le medie, perché adesso i prezzi sono ancora abbastanza lontani dalle tre medie che utilizzo. Per mettere a mercato appunto questa operazione, cosa ho fatto? Sono andato a vendere, vedi qua sotto, quindi col mercato intorno a 0,6750, sono andato a vendere a 0,65 delle opzioni put, mi sono coperto con 0,60 l'altra gamba in acquisto. In questo caso la scadenza scelta è quella dell'8 novembre, quindi anche in questo caso un time frame molto, molto ampio, circa 90 giorni massimo di questo per stare a mercato per questa operazione, e in questo caso il premio incassato sono poco più di $200 a contratto. Questa è un'operazione che può dare un rendimento, dare un profitto nel caso appunto il titolo o vada in laterale o si riavvicina alle medie, quindi vada a subisca un movimento rialzista, oppure anche un leggero movimento rialzista, basta che comunque non crolli, non prosegue il crollo, perché in questo caso, come è successo dall'altra parte sullo yen, dovrei invece far scattare lo stop e quindi ricomprare queste put a 0,65 e vendere quelle a 0,60. La possibile profittabilità di questa operazione è un 5% sul capitale impiegato da realizzare nell'arco appunto massimo di 90 giorni, cioè dall'entrata in posizione che è avvenuta il 9 agosto sino alla scadenza che è quella di queste opzioni, che è quella dell'8 novembre. Vedremo quindi cosa succederà sul dollaro australiano. Grazie Alberto, grazie mille per la tua analisi. Invece, velocissima domanda, volevo chiederti che cosa ne pensi invece del cambio a dollaro yuan cinese, che per terza volta consecutiva, anzi forse la quarta oggi, è sopra il cambio 7. Sì, beh, è chiaramente una soglia molto molto critica, anche questo movimento chiaramente ha fornito lo spunto per dare volatilità ai mercati. Personalmente non ci lavoro sopra perché non ci sono le opzioni. Io col mio metodo vado sempre a lavorare sui mercati dove le opzioni sono liquide e quindi non vado direttamente a intervenire sullo strumento comprandolo o vendendolo, ma preferisco lavorare in maniera indiretta con le opzioni, e quindi su quel mercato non ci sono opzioni, quindi lo seguo ma non vado a lavorarci sopra. Preferisco sempre, diciamo, il vantaggio della non direzionalità
che solo le opzioni utilizzate in questo modo possono dare. Certo Alberto, noi dobbiamo chiudere qui, grazie mille per essere stato con noi Alberto Camuncoli di Investire con Successo, grazie veramente. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori per l'attenzione, alla prossima.